I raggi UV, se mi aveste chiesto qualche anno fa se la luce potesse sterilizzare, vi avrei risposto: ma va dai, come farebbe? Non ci credo neanche se lo vedo. Beh, oggi lo vediamo. Tenetevi forte perché questo video è veramente una figata. Useremo un microscopio per vedere i batteri e un dispositivo UVC per eliminarli. Per il video di oggi ho acquistato su Amazon questo dispositivo che è capace di sterilizzare telefono, chiavi, occhiali, mascherina, cuffie e tutto quello che ci sta dentro, diciamo. Lo fa in 3 minuti grazie alla radiazione ultravioletta germicida. È un metodo di sterilizzazione che usa la luce ultravioletta con lunghezza d'onda compresa nella banda tra i 280 e 100 nanometri, andando a modificare il DNA o l'RNA dei microrganismi e quindi impedisce a loro di riprodursi o di essere dannosi. La lunghezza d'onda dei raggi UV che causa questo effetto germicida è rara sulla Terra perché l'atmosfera la blocca. Ricordate l'ozono di cui parlavo negli scorsi video? Ecco, lo strato di ozono blocca i raggi UV del Sole. Teniamo sempre ben presente che l'UVC è dannoso per l'uomo, come l'ozono, e altre forme di vita, quindi bisogna rispettare alcune regole per poterlo usare in sicurezza. È dalla fine del 1800 che l'azione germicida dei raggi ultravioletti è stata scoperta, quindi non è una novità, diciamo. La sua applicazione per la sterilizzazione è già stata accettata dalla metà del XX secolo. È stata utilizzata in medicina per sterilizzare gli strumenti, ad esempio l'acqua potabile, quella inquinata e tante altre cose. Questo sistema è decisamente efficace per distruggere i microrganismi quali virus, spore, batteri, funghi, eccetera. Per funzionare bene, la luce generata da queste macchine non deve essere interrotta, come vediamo in questo dispositivo, infatti la base è a specchio, così che la luce possa rimbalzare e raggiungere anche il retro dell'oggetto che andiamo a sterilizzare. Una particolarità a cui bisogna fare molta attenzione è relativa però alla produzione del gas ozono. In pratica, se la lampada non è ben costruita, è possibile che venga prodotto ozono. Infatti una lampada a spettro completo, che produce tutte le lunghezze d'onda UV, e quindi anche produce anche l'ozono, perché l'ozono si crea quando le molecole di ossigeno vengono colpite dai raggi UVC. Nel caso specifico di questo prodotto che vi presento oggi non c'è pericolo, è tutto stato studiato alla perfezione. Inoltre il marchio produce solo dispositivi di sterilizzazione UV ed è un'ulteriore sicurezza, diciamo, non se lo sono inventati ieri questo prodotto, ok? L'azione germicida dipende anche da quanto tempo l'oggetto viene esposto alla luce, la potenza delle lampade, eccetera. Questo ad esempio ha un timer di 3 minuti, le luci LED bianche ne indicano il funzionamento. Ma quindi, funziona veramente? Oggi facciamo un esperimento. Per l'occasione ho acquistato questo splendido microscopio Bresser, brandizzato National Geographic, sempre su Amazon, al costo di circa 90 euro, capace di ingrandire fino a 1280 volte e quindi dovremmo essere in grado di vedere gli organismi monocellulari. Proviamo a vedere se con la sterilizzazione a raggi UVC riusciamo a rendere inattiva una coltura di batteri. Se l'esperimento funziona, vuol dire che questi dispositivi, anzi questo in particolare, funziona veramente. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Prima vediamo cosa è contenuto nel microscopio, è una doppia recensione questo video. Abbiamo alcuni tool, una pinza, un contagocce, un po' di vetrini demo, con cose fighissime da vedere. Poi dei ricambi utilissimi, ad esempio la luce LED, e ci sono anche dei piccoli contenitori con sostanze particolari come sale, lievito, uova di gambero, insalamoia, eccetera. Poi abbiamo due oculari da 10 da 16 per, vetrini, coprivetrini. Ricordate che bisogna sempre stare molto attenti con i vetrini perché sono fini e potreste tagliarvi. Per il resto io non ho mai avuto un microscopio e veramente per preparare questo video mi sono divertito un mondo. Dimenticavo, c'è il portatelefono, è così che vi renderò partecipi di quello che accade sul microscopio. L'esperimento oggi proviamo a vedere con dei batteri buoni, quindi con i batteri dello yogurt, quindi Lactobacillus, che hanno una forma molto particolare e riconoscibile, e la particolarità di questi batteri è che si uniscono in colonie. Quindi ho preso un paio di cucchiaini di yogurt, sarebbe stato meglio avere lo yogurt bianco, io avevo lo yogurt alla pesca, ho usato quello, e poi dell'acqua a temperatura ambiente, e dello zucchero. Io anche in questo caso bisognava usare dello zucchero bianco,
Ho usato dello zucchero di canna, credo che vada bene. Questo perché? Perché i batteri saranno sicuramente immobili, diciamo, e quindi non si noterà una grossa differenza se trattati con la sterilizzazione a raggi UVC, perché chiaramente i batteri vengono resi inattivi, quindi non si muovono con la sterilizzazione, quindi non sono più nocivi per l'uomo. Diciamo, se non diamo da mangiare i batteri con lo zucchero, non possiamo vedere effettivamente se funziona. Vedremo i batteri dello yogurt che vanno, diciamo, vengono attivati e cominciano a viaggiare per mangiare lo zucchero, per assimilare lo zucchero. Non è assolutamente facile zoomare con il telefono, mettere a fuoco. Arriva dentro anche l'autofocus a rompere le balle. Hola. Vedete, questi sono i batteri che se ne vanno in giro e assimilano lo zucchero. Vedete, c'è un gran caos. C'è proprio un gran caos. Bene, adesso vediamo effettivamente se il generatore di raggi UVC funziona. Ok, ora che sterilizing is over, vado a vedere se effettivamente c'è ancora un po' di movimento. No, c'è ancora un gran movimento, ragazzi. Non grande come prima, però comunque c'è ancora movimento. Sono quasi andati, fondamentalmente. Vedete che prima correvano di brutto, adesso molto 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 meno. Peccato per il portatelefono, che è un po' un casino da tenere fermo. Vedete, non è che ci sia un gran movimento. Gli facciamo fare un altro giro nella giostra dei raggi UVC. Proprio movimento quasi pari a zero. Vedete che non se ne vanno più in giro come prima. I movimenti sono proprio microscopici. Le colonie sono completamente ferme. No, sono proprio immobili. Sono proprio addormentati. Esperimento riuscito. Devo dire che non è proprio stato facile fare questo esperimento, soprattutto la parte con il microscopio, non avendolo mai utilizzato, ero un pochino impacciato. Devo dire però che osservare come si comportano questi microorganismi mi è proprio piaciuto tanto. Consiglio l'acquisto per i vostri bambini, si divertiranno un mondo. Sono sicuro che anche voi avrete trovato questo video interessante, quindi premete sul pulsante con il pollice in su per esprimere la vostra preferenza. Il dispositivo che ho comprato ha passato il test più difficile, il test del microscopio. Sono veramente soddisfatto e vi consiglio di acquistarlo per sterilizzare le cose che ogni giorno utilizziamo. Io lo uso già da una settimana, l'ho messo in cucina, che è il primo posto che incontro quando entro in casa, così da sterilizzare subito chiavi, occhiali, telefono, soldi, mascherina, eccetera. È importante infatti che questi oggetti siano sterilizzati ogni giorno al rientro a casa, prima di andare ad infettare il nostro spazio sicuro. Come questo che ho acquistato io, ce ne sono diversi, anche con funzioni diverse. Ad esempio questo che vediamo permette di ricaricare il telefono con un caricatore wireless, ma non è così grosso da poterci inserire gli occhiali o la mascherina. Dovete capire voi quale sia il migliore per le vostre esigenze. Hanno dei prezzi diversi ed in descrizione vi lascio qualche prodotto, secondo me, molto valido. Il video termina qui, grazie per essere stati con me fino alla fine, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, così da aiutarmi a far crescere la community. Lasciate un commento se vi è piaciuto questo video. A presto, ciao, magari si fa un altro esperimento, chi lo sa.